Il corpo di Lance Endurance ha i contorni di un'ala rovesciata. Deve immergersi nell'aria con sicurezza e precisione, senza creare turbini. L'aria abbraccia la superficie filante della macchina e la mantiene incollata al suolo, perché i pneumatici possano mordere l'asfalto nelle curve e nelle accelerazioni violente. Era l'8 giugno del 1982. La prima gara sarebbe stata ai primi di aprile a Monza, 8 mesi e mezzo dopo. Pertanto i miei avversari erano partiti ormai 3 anni prima e avevano corso 1 anno. E io con 9 mesi di tempo dovevo inventare una macchina nuova. Devo dire che l'ingegner Ghitella, che mi diede l'incarico, mi ha dato un bel aiuto, cioè di poter costruire il motore alla Ferrari. Non è un motore Ferrari, è un motore Lancia costruito alla Ferrari. Riguidare la Lancia LC2 dopo 35 anni è stata veramente un'emozione. Sembrava di essere tornati giovani quando la vita era bella e divertente. Il regolamento gruppo C prevedeva una vettura coperta, 2 posti. Massima larghezza 2 metri, massima altezza 1,10 m. La novità era i consumi, cioè venivano date per le gare di 1000 km 600 litri e per la 24 ore di Le Mans 2500 litri. Bisognava fare una macchina, ho pensato che nell'avanzamento consumasse molto poco. Allora io impostai la vettura, invece di sfruttare la massima larghezza 2 metri, la massima larghezza era 180 centimetri e l'altezza invece di 1,10 m era 6 centimetri in meno di altezza. Per quanto riguarda il telaio, allora io ho dato tutta l'impostazione della macchina, cioè dove mettere il motore, dove mettere il cambio, dove mettere il radiatore dell'acqua, dell'olio e tutti gli impianti. E dall'ara ho passato 15 giorni da lui, ci intendevamo bene perché parecchi anni che collaboravamo, lui ha realizzato il telaio. Endurance è potenza, velocità, durata. Il cuore di Lancia Endurance è un motore centrale a 8 cilindri a V, sovralimentato da 2 turbocompressori che liberano 650 cavalli e la spingono a più di 330 km all'ora. Sicuramente Tonti è stato uno dei miei maestri, proprio perché la macchina era acerba in fase di sviluppo. Credo che abbia insegnato a me e a tutti gli altri piloti che hanno lavorato con lui come si sviluppa la macchina, quali sono le informazioni da trasmettere agli ingegneri perché la possano migliorare. Quindi è stata una scuola decisamente importante. Arriviamo a Monza, nelle prove di venerdì sono scoppiate 4 ruote posteriori. Pertanto i piloti, andati in queste condizioni, non si fidavano. Parlo con la Pirelli, c'era l'ingegner Mezzanotte, e diceva ma c'è troppo camber, c'è troppa convergenza, allora toglio il camber, toglio la convergenza. Era diventato un carro ferroviario, cioè con le ruote perfettamente perpendicolari al terreno. La gara dopo siamo andati a Silverstone, ma anche lì nelle prove ufficiali sono scoppiate un paio di gomme. Allora mi sono proprio rotto. Sono andato al camion della Dunlop, comprai 2 treni di gomme della Dunlop. Messe su quelle gomme lì, problemi di gomme 0. Lancia e Fiat aiutavano i piloti italiani, li aiutavano a crescere facendoli appunto correre nel mondiale di durata. Io ho avuto la fortuna di entrare nel ristretto numero di piloti che sono stati aiutati da Fiat. Noi avevamo i piloti molto veloci,
mentre la Porsche, la nostra avversaria, aveva dei piloti che erano più da gara di durata che non dei velocisti. Tutti i migliori piloti italiani sono passati nella nostra squadra. La macchina era veloce, ma purtroppo non riuscivamo mai a battere le Porsche. C'è stata la soddisfazione di essere stato il primo pilota a portarla alla vittoria. Fortunatamente quella è stata una gara che per noi è andato tutto liscio, quindi la sorpresa è stata quella, che per la prima volta non abbiamo avuto alcun tipo di problema e abbiamo potuto sfruttare il potenziale della macchina.